ragazzi, bentornati su Nemesis, la custom map delle nostre sere, dei nostri tardi pomeriggio, diciamo così, insomma, quando la facciamo, che ci sta facendo, come sempre, esaurire tantissimo. Come vedete, sono tornato alla terza intersezione perché montando il video scorso mi sono accorto che mi ero saltato un pezzo, quindi probabilmente la quarta intersezione sarà esattamente nel pezzo che ci siamo saltati, quindi ci andiamo subito, senza perdere troppo tempo, e vediamo un attimo il da farsi. Allora, dovrei andare di qua. Ok, intanto mi sono attrezzato, ho messo le armature nuove, ho ritrovato anche lo Charm of Vitality che mi dà più un cuoricino, ho fatto un po' di scambi con i villager, insomma ho fatto un po' di robe e quindi siamo pronti per morire male. Allora andiamo nella valle dei goblin, dei troll, di cui quegli esseri strani che ci hanno massacrato fondamentalmente, e vediamo il pezzo che ci siamo saltati. Eccoci qua, siamo arrivati, in teoria non dovremmo incontrare nessuno perché abbiamo piazzato torce praticamente da tutte le parti e soprattutto abbiamo ammazzato tutti fondamentalmente, abbiamo distrutto spawner, quindi dovrebbe essere un viaggio abbastanza tranquillo. Vediamo un attimo, allora, era quella grotticella piccolissima che io ho trovato lassù, quindi devo andare di qua, ok. Poi devo andare così dritto, girare di qua, adesso mi riarrampio che rispunto fuori, in teoria. Esattamente, poi qua ci dovrebbe essere una scaletta o un buco o qualcosa. Dov'era, non mi ricordo mai. Aspetta, attenzione, forse era di qua. Ecco, già mi sono perso fondamentalmente, no, non è vero. E allora forse si saliva di qua, sì, probabilmente si saliva di qua, ok. Allora, evidentemente era qua il buco che sto cercando, no. Porca miseria, dov'è quel coso che è esploso? Sapete che non mi ricordo. Ok, là c'è un creeper che ci aspetta felicissimo. Guarda, ti frego alla grandissima così. Ok, doveva essere qua. Qua c'è il buco esploso? Sì? No? Potresti scendere prima di morirci male? Allora, probabilmente è qua. Vediamo. Ok, è qua. Perfetto. Allora, ammazziamo questo rapidamente. Noi praticamente siamo andati qua, poi siamo stati distratti da tutta la faccenda che è successa qua sotto, che siamo rimasti bloccati, stavamo morendo, ma non siamo mai saliti su questa scala, cosa che adesso farò. Quindi, ok, con calma, adesso facciamo le cose con molta calma perché questa è una zona nuova, ragazzi, e potremmo, come al solito, morirci male, voglio dire, ok? Ho visto le fiammelle di uno spawner, chi ci sarà qua su? Intanto disattiviamo, oh, metti la torcia, era uno scheletro? No! No, no, di nuovo questi, ma perché? Ma porca miseria. Ok, questi sono quei mini zombie assassini. Questi sono i goblin. No, questi fanno proprio male. Cioè, io qua mo ci rimango. Non mi sta seguendo, vero? Ok, ok, con calma. Rientriamo nel mood della mappa, ragazzi, perché mo sta tutto bello, tranquillo e rilassato. Convinto che non avrei trovato nessuno, e invece ho trovato sto schifo. Quindi questo lo devo ammazzare. È morto? Oddio, ho sentito il classico rumore di quando uno zombie muore. Vediamo, è morto. Allora, questi mini zombie, sti goblin, i troll, non so come cavolo li chiama, non mi ricordo, sono praticamente la morte. Ok, ok, dai, ce la stiamo facendo. Va bene, proseguiamo e speriamo di trovare sta quarta intersezione, perché sinceramente... no, aspetta, ma questo qua è quello più... questo si butta, però questo in teoria non è forte. Almeno in teoria, ok, non era fortissimo. Mangiamo un altro po'. Tanto c'è un sacco di pescetti, ragazzi, ho fatto un sacco di scambi. Mi sono tolto tutta la carne che c'avevo, le ossa, insomma ho fatto un po' di roba. Ok, mettiamo di nuovo torce, guardiamo, sì, dovrebbe essere quella la quarta intersezione. Qua che cosa c'è di bello? Oh, non ci credo, un'efficienza 4. Cioè mi stai dicendo che io posso devastare praticamente i mob spawner in 5 nanosecondi fondamentalmente. Ma grandissimo, ma così ci piace. Allora, mangiamo, aspettiamo insomma di recuperare un attimino di vita, che noi partiamo sempre senza niente. Mettiamo delle torce un po' in giro così per illuminare questo ambiente molto carino. E chissà se c'ho ancora il letto qua dentro. Dovrei avere un letto da qualche parte in teoria. Sì. Quindi a sto punto io direi di mettere un letto qua, dormo, ho sentito un rumore di acqua, svegliati, presto, alzati. Ok, c'era un rumore molto molesto? No? L'impressione. Ok, lasciamo il letto lì, così se è qualcosa risponiamo direttamente qua, però magari illuminiamo un attimino meglio la zona, perché poi noi sponiamo e i mob ci rosicchiano le caviglie proprio dal profondo, ok? Mettiamo torce da tutte le parti. Ragazzi, qua abbiamo imparato che la tecnica suprema massima è illumina più che puoi. Allora, questa è praticamente l'intersezione 4 di Outskirts, che non so che cavolo voglia dire. Qua ci abbiamo Purple Wool, quindi la lana purple. Che cos'è qua? Che c'è scritto? Mi sono perso. Oh, porca miseria. Ok, qua ci sono dei giardini. Qua che cosa c'è?
La Blue Wool, Desolation of the Riders. Mamma, io qua c'ho il terrore che mi troverò il boss finale, cioè ragazzi, ce l'ho. Brown Wool, ok. Quindi qua abbiamo tre lane, io inizierei sempre a sinistra, quindi andiamo verso la Purple Wool con molta calma e circospezione. Ma io qua dentro che cosa ho lasciato? Assolutamente nulla. Ecco, questo magari non l'avrei dovuto fare. Anzi no, forse sì, perché così l'ho sbloccata in teoria, giusto? Dov'è l'intersezione numero 4? Allora, se l'intersezione numero 4 è quella, a sto punto, ragazzi, sapete che cosa vi dico io? Quasi quasi, sempre spaccandomi le caviglie, dov'è il letto? Ecco, a sto punto risetto lo spawn qua, tanto siamo vicinissimi, chi se ne frega. Bene, abbiamo risettato lo spawn, quindi andiamo all'intersezione 4 e vediamo che cosa dobbiamo fare. Intersezione 4, che adesso funziona, giustamente. Mangiamoci il nostro pescetto magico qua. Quello e il letto lo lasceremo là così, tanto per... Ok, andiamo di qua. Quindi qua l'abbiamo sbloccato, mettiamo un attimino qua. E c'è il solito libricino da leggere, va bene, leggiamoci questo libro che si chiama The Hanging Garden. Vabbè, la storia, leggiamo. Allora, una volta questo posto era tenuto come un paradiso da delle entità chiamate i giardinieri, probabilmente. I giardinieri sono andati, ma il giardino è rimasto, vabbè, con un sacco di roba strana dentro, sempre molto utili. Stripping, ce ne frega niente. Ok, allora dirigiamoci in questo cunicolo. Rimettiamo le frecce a portata di mano perché io devo vedere quante frecce mi restano. Cioè, mi serve un attimino per orientarmi. Mettiamo un po' di torce qua e là. Ho visto qualcosa di molto strano. Aspetta. Allora, sono degli scheletri con delle armature. Testiamo la potenza di questi scheletri. Due frecce dovresti morire in teoria. Non muore. Cosa sta facendo quello? Ah, stanno litigando tra di... Bravi. Bravissimi. Così si fa, bravo. Ok, quello è morto. Vabbè, non so tanto potenti. Cerchiamo lo spawn. Porca miseria. Vorrei cercare di non morirci male. Ma cosa c'ha questo? Cioè, ma aveva un fiore in mano? Cioè, un giardiniere. Non ho visto. Sarei quasi curioso di farne spawnare un altro per capire. Ma non lo farò, ovviamente. Ecco, appunto. Questi qua sono rossi. Secondo me sono più incazzosi. C'hanno dei fiori. Ok. Cosa fanno? Fanno male? Non capisco. Non tantissimo. Okay, un po' sì, fanno male. Vabbè, ok. Questo quindi lo possiamo anche devastare. Non ce ne frega niente. Va bene, proseguiamo. Rompiamo anche questo mob spawner qua. Rimettiamo la torcia. E come al solito c'è il classico creeper che rompe le balle in lontananza. Ok, abbiamo imparato un'altra cosa che di questa custom map, che devi sempre guardare in alto. Dove vai, vai, guarda sempre in alto. Ok, ora mi devo arrampicare. Ecco, quello è uno scheletro invece, che mi sembra anche abbastanza potente. E io non ho mangiato come un deficiente. Mangia. Presto. Vai. Ragazzi, tutta roba verde dentro sta mappa. Vedo creeper da tutte le parti. Ok, ragazzi, facciamoci una sfida alla Robin Hood. Dai, una freccia per te. Un'altra, una per me pure, vabbè, ci sta. Ok, sei morto. Niente, non è stata una sfida molto entusiasmante, voglio dire. Ok, allora arrampichiamoci lì su sempre con la torcia. E cerchiamo di... Che cavolo è sto posto? Ok, ho messo... che sta succedendo? Ma porca miseria, da dove mi stanno colpendo? Raga, non li vedo. Ma che è? Sono i giardini pensili di Babilonia. Ma è una tragedia fa sto livello, mo. Ok, allora, arco alla mano, perché secondo me l'arco ci servirà molto in questo livello. Vediamo un attimo sti fiori maledetti e rompiamo sto coso. Ok, va bene. Dov'è l'arco? Ok, stiamo attenti a non far attivare quegli spawner. Ma qua stanno spawner da tutte le parti, mi metterei qua. Allora, abbiamo una spada con Unbreaking 4, Sharpness 1 e Sweeping Gauge 1. Me la prendo. C'ha 7 di attacco, mi sa che è meglio la mia. Mi prendo anche i lingotti, finalmente, lingotti di ferro, un po' di lapislazzo, di mele, roba varia, quello non mi serve, lo lasciamo là. E illuminiamo un altro po', ok, sempre con molta, molta tranquillità. Cerchiamo di capire... Aspetta, non facciamo attivare qualcosa. E io quello come lo disattivo? È complicato, mo. Cioè, è complicatissima sta cosa, perché io da qua non ci posso arrivare, no? Ci posso arrivare? Forse, ok, un po' ci sono arrivato. Vabbè, qua ci sono un po' di mob, mamma mia. Oh, quello sta venendo da me? Questo sta venendo da me, chi sei? Ragazzi, i nomi di sti mob io non li leggo mai. Però è un casino così. Ok, sta diventando un po' più complicata la mappa. Sì, con calma. Non riesco nemmeno a vedere quanto danno mi fanno, ragazzi. Cioè, pensate un attimino come siamo messi. Disattiviamo sto coso subito. Questi fiori non ti fanno vedere nulla. Allora, rompiamo un attimino qua. Mettiamo un'altra torcia da qualche parte. Posso mettere una torcia gentilmente? Ti prego. No, chi è? Oh mio Dio.
Allora, chi sei tu? Il peon? Non leggo un cacchio. Non so chi sono. Sto combattendo contro degli sconosciuti. Non ho idea di chi siano. Comunque, ok, da qua si va da quest'altra parte. Facciamo... non ho fatto in tempo. Non ho fatto non cadere in acqua, che è la fine, ragazzo. Penso che la difficoltà di questa mappa sia che se caschi in acqua trovi tutti i mob che intanto stanno cadendo. Il che non sarebbe proprio una bellissima cosa. Allora, rompiamo qua. Mettiamo un'altra torcia qua. Rompiamo sti maledetti fiori. Ok, ci siamo, perfetto. Vabbè, un'altra chest, ci prendiamo sta roba, che voglio dire, male non fa. Qua ci abbiamo Unbreaking 1, ce lo prendiamo lo stesso. E io devo andare a disattivare questo coso. Ok, l'ho disattivato, c'è roba interessante qua su? Non c'è nulla. No, no, ma che bello efficiency, quant'è sto coso? Efficiency 4, una figata. Allora, abbiamo rotto tutto, penso. Dico la verità, mi aspettavo un po' peggio da questo inizio di mappa, però per il momento non mi posso lamentare. Magari peggiorerà, sicuramente peggiorerà, stata facendo. Quindi stiamo sempre con gli occhi molto attenti, perché qua come ti distrai, ragazzi, morite malissimo. Cioè, voi no, ma io sì. Aspetta, c'è uno spawner di qualcosa. Lo sapevo che era uno con la freccia, lo sapevo. Era proprio la classica posizione del tipo, no, stanno pure loro. Che palle sti cosi. Mazziamo i guardiani. Dov'è lo spawner dei guardiani? Sta laggiù. E come lo prendo io quel coso? Ma qua dov'è il tipo che era spawnato prima? Vabbè, facciamo una cosa rapida. Tanto lo so che ci saranno altri mob pure qua dentro. Con calma, con calma. Via, via, via. Vediamo che è successo. Niente. Ok, sta spawnando gente da lassù. Ottimo, l'abbiamo visti, meno male. Attenzione, attenzione. È un casino, raga. Questa mappa è un casino. Tu intanto muorici. E io quello come lo disattivo? Devo arrampicarmi in modo velocissimo, tipo una cavalletta muflonica scalatrice dei monti. Magari poi se mangio anche... Magari meglio che mi allontano, raga. Qua ci muoio. Allora, questo livello lo vedo complicato. Secondo me ci sono grandissime probabilità che io possa morirci male. Proprio grandi. È morto? È morto. Ok, devo andare a disattivare quel coso lassù. Ma come si sale? Forse devo entrare qua dentro. Vabbè, intanto prendiamoci sta roba. Cosa c'ho qua? Uno scudo? Ok, aspettate, un attimo, che cos'è sto scudo? Più 10 di attack speed, potrebbe essermi più utile di questo effettivamente. Ok, qua, rompi qua, metti una torcia, mamma mia, raga, dobbiamo stare attentissimi. Ok, quello non mi ha visto il ragazzo, un po' pirla. Vabbè, ma ti ammazzo con questo, scusa, faccio prima. Mangia, oh raga, ma come mi... vabbè, poi, aspetta, con calma. Torcia, metti una torcia. Rompi sto coso. Metti un'altra volta la torcia. Ok, era come avevo detto io. Si passava di qua, quindi mangiamo. Con molta calma, ragazzi. Con moltissima calma. Qua che cosa c'è? Allora, un unbreaking 1. Altri lingotti. Dai che mi faccio l'incudine. Porca miseriaccia. Liberiamoci un po' l'inventario. Quindi vediamo, andiamo un attimo qua. Mettiamo una shulker box. Mettiamo le pozioni qua dentro. Ci metterei anche sta robetta qua. E... ci metto anche questi, voglio dire. Perché no? I fiori, perché c'ho fiori? Vabbè, non fa niente. Mettiamo di nuovo questa a terra. Qua ci mettiamo lingotti, questo, armature. E dovremmo essere a posto? In teoria sì. Va bene, riprendiamoci tutto. Buttiamo un po' di roba schifo. Vabbè, non me ne frega niente, me la porto. Pescetti mistici, fate il vostro dovere. Che qua, ragazzi, è pericoloso. Allora, no. Che cosa c'era? Là ho sentito un click. Muorici. Malissimo. Per favore, grazie, sei molto gentile, quando morite così mi fate molto piacere. Ah, ok, ho capito, c'è raga, avete capito che cosa c'è? C'è una trappola che se tu ci passi sopra ti spawnano dei creeper. Cioè ci saranno dei dispenser con delle uova, ecco, sapevo che succedeva il casino. Con delle uova di creeper, porca miseria, devo riparare un attimo qua, che casino che ho fatto, ma solamente io faccio queste cose. Allora, ripariamo un attimo le scale. Mettiamo pure una torcia, giusto per illuminare un attimino l'ambiente, che diventa un po' complicato qua muoversi. E dicevo, c'è un filo da qualche parte. Ok, rotto. Senti, ma ti posso ammazzare la vista? No, mio Dio, mi sto terrorizzando. Ce ne sono usciti un sacco. No, ma ne sono usciti un sacco. Ma che è sta roba? Oh, ne sono usciti troppi. Ragazzi, ne ho visti almeno 3-4 io. Uno l'abbiamo fatto fuori. Vabbè, però. Cioè, con sti creeper è una dannazione. E io questi come li secco? Guarda quanti ce ne stanno. Muori? Ok, sono finiti? Sono finiti, sì? No, ce n'era ancora uno.
Muori malissimo, maledetto. Vedi? Vedi che c'erano le uova di creeper qua? Guarda quante. Bastardi. Ok, dobbiamo fare molta attenzione. Perché adesso l'istinto mi direbbe corri verso quel mob spawner e disattivalo. Ma io come faccio a correre se qua ci sono le leve, le trappole? È un casino, raga, è un casino, ok. Va bene, adesso corro. Disattivo. Fammelo disattivare. Via. Andiamocene. Ok, guarda, c'ho... È morto, è andato. Questi cascano da soli, raga. Rompiamo sto coso, mettiamo una torcia, ritorniamo in una posizione un attimino più comoda e mangiamo, ovviamente. Ok. Allora, ci sono mob spawner da tutte le parti, ragazzuoli, e io veramente sto un po' in difficoltà, sinceramente, perché diventa un po' complicata la situazione. Vabbè, sì, 57 me ne spawnano lassù. Io come faccio? Allora, l'unica soluzione è questa. Mi metto con lo scudo, mi faccio colpire. Mamma mia. Ma non ci arrivo. È un problema. Non ci arrivo. Porca zozza. Una torcia la posso mettere. Beh, lo sapevo, ma pure preso. Come si va all'assumo? Raga, è potenzialmente mortale questo posto. Ok, attenzione perché se mi arriva un mob, mo muoio. Allora, non ho assolutamente idea. Di qua? Ok, di qua. Devo fare sto giro? Sì, probabilmente devo fare sto giro. Scenderò giù. Ho visto un mob spawn. No. Stavo cadendo tantissimo. Me ne devo scappare di nuovo. Mamma mia. Oh, questi sono pure veloci. Allora, con molta calma, ragazzo. Prendi un po' di spadate, tanto per gradire. E ho sbagliato. Ok, è fatto. Vai. Vai che ce la possiamo fare, ragazzuoli. Forza, fate il tifo, mi raccomando. Spolliciate tutti. Io mi nasconderò dietro i mob spawner, che è una roba veramente assurda. E distruggiamo sti cosi prima che spunta l'universo. E mangiamo. Ok. Secondo me questo posto mi porterà poi là sotto. Penso. In teoria sì. No, non ci sono altri posti. A meno che non mi sono saltato un pezzo. Aspettate, fatemi controllare perché magari mi sono saltato un pezzo. No. Ah sì, ho capito. Quello era il pezzo dove venivo. E quello è il mob spawn che stava su. Ok, niente. Allora, come non ho detto, tiriamo dritto. Non ce ne freghiamo assolutamente di nulla e di nessuno. E stiamo sempre attenti alle trappolozze. Tu da dove sei spuntato? Porca miseria. Senti. Allora, ragioniamo un attimo. Un giorno leggerò come vi chiamate. Per il momento no. Ci sono... No, che cos'è? Che cos'è? Ho visto qualcosa velocissimo. Ma che cavolo. Oh. Ma mi sto terrorizzando. Ma perché hanno dei fiori in mano? Ah, sono i giardinieri. Questi. No, in teoria i giardinieri non ci sono più. Ma ha detto quello nella mappa. Porca miseria. Raga, complicato. Molto complicato. Torce da tutte le parti. E cerchiamo di levare sti fiori che non te fanno vedere niente. Porca miseria. Guarda, mi fanno semplicemente laggare il gioco. Nonché il mouse soprattutto. Ok. Siamo di nuovo in pista, signori. Qua cosa c'è di bello? Un lapislazzolo, carne, altri picconi. Sento roba di acqua. Che cosa c'è successo qua sotto? Ma allora, se caschi qua è la fine, raga. Se caschiamo, proprio è la fine per sempre. Quindi andiamo con molta attenzione, piano piano. Perché giustamente stiamo su delle passerelle. Qua basta una freccia e finisci giù. Cioè, non è che si sbaglia. Ok? Oh, ok. Mi sto inquietando troppo. No, devo andare, basta. Ma perché? Allora, ascolta. E lo sapevo io che sarei cascato. Lo vedi, vedi? È la fine. È la fine tantissimo. Ok, cerchiamo di difenderci. Ma mio Dio santissimo. Sono praticamente allo scoperto. Vai, piccone magico. Cerchiamoci un riparo. Ok, un riparo da quei cosi. Vabbè, siamo ancora vivi. Forse. Ragazzi, io mi sto leggermente terrorizzando. No. Mio Dio. Dammi un blocco. Dei blocchi, ce li ho dei blocchi. Senti, fai così per favore. Ok, va bene. Ragazzi, io direi che per questa puntata ci possiamo anche fermare qua, perché rischio pesantemente la morte. Quindi mi raccomando, io spero che il video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, come al solito, mettete un like. Spolliciate, guardatemi proprio nelle pupille degli occhi. E se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al canale cliccando sempre sulla campanellina, altrimenti non mi arrivano le notifiche, è un casino. Per questo episodio è tutto, e come al solito vi do appuntamento sul canale per un prossimo video. Ciao ragazzi!